Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino e da Raffaele Cinquegrana. Siamo qui all'evento ufficiale di LG, vediamo quindi la rispettiva gamma. Come potete apprezzare abbiamo 5 esemplari. Partiamo dal top di gamma sulla sinistra, Optimus G, passiamo all'Optimus F, parliamo poi della gamma entry level di LG, la L Series in questo caso, dove abbiamo 7, 5 e 3 serie 2, ovviamente andiamo sempre in ordine, da sinistra verso destra. Andiamo quindi a scalare dal top di gamma all'entry level, adesso ci dedichiamo all'L3 serie 2, lasciamo la parola a LG per una presentazione ufficiale, dopodiché ci vediamo più tardi con qualche commento aggiuntivo. Optimus L3 serie 2 è l'evoluzione di Optimus L3 che abbiamo lanciato nel 2012, ne mantiene i canoni principali, è uno smartphone molto compatto, un design squadrato, gli angoli in questo caso sono un po' più arrotondati e ne mantiene anche alcune delle caratteristiche come per esempio la fotocamera da 3 megapixel posta nel lato posteriore. All'interno abbiamo una batteria da 1540 mAh, non avrete problemi sicuramente ad arrivare a fine giornata e soprattutto un display nella parte frontale da 3,2 pollici, quindi la stessa dimensione per quanto riguarda la stessa dimensione di quello dell'anno scorso, ma una qualità nettamente superiore grazie alla tecnologia IPS che ci permette di avere un angolo di visione dei colori molto più realistici e soprattutto anche una luminosità più elevata. Questo per quanto riguarda i display è veramente un primato, perché normalmente su questa fascia i display che si utilizzano sono di tipo TFT oppure STN. In questo caso quindi avrete un display non solo da un punto di vista della cromia più definito e quindi più bello da vedere e più bello come utilizzo quotidiano, avrete anche poi un sistema che come potete apprezzare è reattivo, quindi non ci sono, nonostante in questo caso si tratti proprio del primo cellulare di gamma LG dotato di Android e quindi rappresenta in pratica il più semplice, l'entry level della famiglia, il tutto rimane fluido e utilizzabile, non è caratterizzato da pesanti lag come può capitare in altri entry level, quindi la mia capacità per esempio di gestire il rullino fotografico, dove troviamo diversi scatti, è assolutamente valida. Considerate questo carosello di immagini, su diversi altri entry level abbiamo un di solito discreto livello di scattosità, appunto nel passare per esempio da un menu all'altro, nel passare al menu di sistema e widget o aprire per esempio la tendina della notifica. Questo è dato dal fatto che abbiamo montato la versione di Android Jelly Bean 4.1.2 e soprattutto un processore che passa da 800 MHz a 1 GHz e abbiamo incrementato anche la RAM, già che c'eravamo, siamo passati da 384 MB a 512 MB. Come dicevi giustamente, la reattività è veramente ottimale e ci permette di avere un'esperienza Android che, lasciatemi dire, pur trattandosi di un prodotto entry level, veramente non dà spazio a compromessi. Per quanto riguarda le performance, quindi, sono state migliorate, il display è stato migliorato, un'altra funzionalità. Anzi, passiamo alle funzionalità e alcune funzionalità arrivano direttamente dalla fascia alta. Per esempio sulla fotocamera abbiamo una 3 megapixel a fuoco fisso, però vedete abbiamo anche implementato la funzionalità di scatto al CIS proprio per scattare degli autoscatti in maniera più conveniente semplicemente dicendo CIS, oppure abbiamo implementato la funzione Quick Memo su qualunque schermata noi siamo, quindi per esempio se siamo anche nel browser e vogliamo prendere un appunto, noi possiamo, è semplicemente sufficiente premere i due tasti laterali, si entra nella schermata di Quick Memo, possiamo prendere degli appunti, fare dei disegni e poi condividerli all'interno di nostri social network, Google+, via email, via SMS, eccetera, eccetera. E poniamo anche... Può esservi comodo, giusto, ci introduciamo, anche nel momento in cui, per esempio, state parlando con mammina al telefono, dovete ricordarvi di prenderle qualcosa, fare una commissione, potete segnarvelo live. In questo modo quindi potete fare due cose in un colpo solo, per esempio vi dovete ricordare di prendere il latte, vi dovete ricordare di prendere il burro, dovete fare un'attività nel mentre ne state svolgendo un'altra, ma non volete cambiare applicazione perché appunto volete ottimizzare i tempi, potete comunque prendere il vostro appunto, salvarlo e sistemare questa questione in tempi successivi. Discretamente comodo se considerate il fatto di non dover appunto passare, chiudere magari l'attività che state facendo e passare a un'altra attività. E poi se ci annotiamo anche un numero, per esempio, perché non ce lo ricordiamo a memoria, possiamo annotarcelo con Quick Memo e poi utilizzando la funzione di overlay metterlo in sovraimpressione, quindi utilizzare il nostro smartphone, normalmente vedete che il numero è rimasto, ma poi quando andiamo
nel nostro compositore telefonico possiamo comporlo senza necessità di tenercelo a memoria. Una funzione molto conveniente per quello che riguarda l'utilizzo veramente di tutti i giorni, oppure se vogliamo utilizzarlo in maniera un po' più ludica, abbiamo fatto un record in un videogame, vogliamo enfatizzare questa cosa e vogliamo poi magari anche prendere in giro i nostri amici, possiamo condividerlo facilmente su Facebook oppure da altre parti. Potete considerarlo per esempio come una sorta di watermark, quindi voi potete andare a personalizzare appunto la vostra immagine, il vostro screenshot che andate appunto a totalizzare nello specifico. E proprio in termini di personalizzazione anche l'interfaccia Optimus 3.0 ci permette di personalizzare sfondi, galleria eccetera veramente in maniera molto molto intuitiva, e ci permette anche di modificare le nostre icone. Quindi abbiamo le nostre icone, possiamo cambiarle, in questo caso abbiamo selezionato il video, possiamo cambiarle non solo utilizzandone qualcuna tra quelle predefinite, ma possiamo creare un'icona anche da una foto che abbiamo in galleria oppure da una foto che scattiamo al momento. Quindi adesso per esempio andiamo a personalizzare la nostra iconcina del video con un fiore, andiamo a selezionare il nostro fiorellino in maniera tale da riuscire veramente a rendere il nostro Optimus L3 serie 2 a nostra immagine e somiglianza, e quindi renderlo anche più divertente e semplice da utilizzare. Optimus L3 serie 2 arriverà nella prima metà di marzo, quindi siamo veramente agli sgoccioli, e costerà 129 euro. Si ringrazia LG per questa rapida presentazione, si ringrazia anche voi per l'attenzione, vi si invita a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook e YouTube Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Un saluto, ci si vede online, a presto, da Giuseppe Ragozzino.